Ma le pompe di calore funzionano veramente su impianti a radiatori? Oggi vedremo la terza prova da fare. Ciao! Abbiamo già visto alcuni video in cui abbiamo affrontato il tema della pompa di calore per alta temperatura installata su un impianto a radiatori o termosifoni. Abbiamo già visto cosa fare e cosa non fare. Allora, abbiamo visto la formula che determina la potenza dei radiatori alla nuova temperatura di lavoro, quindi capire se i radiatori esistenti riescono a riscaldare anche con 55-60 gradi, oppure anche a una temperatura più bassa, a seconda ovviamente del fabbisogno energetico del tuo edificio e di quella stanza dove si trova il radiatore. E poi abbiamo visto anche la prova del 9 da fare, cioè settare la tua caldaia esistente a una temperatura più bassa, ad esempio di 50-55 gradi, e vedere se per una settimana in pieno inverno riesci a riscaldare casa. Oggi invece vedremo la terza prova, cioè la prova della termocamera, indispensabile per capire se il tuo impianto è efficiente e riesce a portare il calore che la caldaia genera e poi la pompa di calore genera verso le tue stanze, verso le tue camere, verso il tuo soggiorno. Perché? Perché se il generatore, quindi adesso la caldaia e dopo la pompa di calore, riscalderà l'acqua a 55 gradi, ma nei radiatori arriva a solo 45 gradi, questo è un grosso problema. Ed è bene saperlo prima di investire migliaia di euro. Prima di andare con la termocamera, però, lasciami trasmetterti un concetto molto molto semplice ma molto importante. Prima che qualcuno ti dica no, non puoi installare una pompa di calore su radiatori o termosifoni, prima che qualcuno ti dica metti la pompa di calore ibrida perché sui radiatori altrimenti non funziona, devi farti dare dei dati oggettivi, devi farti giustificare il no. Perché no? Perché se non hai una giustificazione da parte di chi te la sta proponendo, vuol dire che il prodotto sei tu. Vuol dire che l'unico interesse di chi te la sta proponendo è quello di vendere qualcosa, ma non di trovare una soluzione per te. Un po' come con le pompe di calore ibride, no? Quelle che hanno la pompa di calore e la caldaia abbinate insieme. Ma quante volte abbiamo sentito casi di famiglie, perché mi contattano, che mi dicono mi hanno proposto una ibrida perché hanno detto che con l'impianto a radiatori non è possibile riscaldare. Ma come? Sulla base di cosa? Mostrami i numeri, dammi delle giustificazioni. Sì, ok, lo sappiamo tutti che non tutte le pompe di calore sono uguali. Ad esempio ce ne sono alcune che hanno bisogno di una caldaia di supporto, quindi realizzano un sistema ibrido caldaia più pompa di calore, dove la caldaia può essere anche da 18, 20, 24 kW. Perché? Perché quando fuori fa freddo oppure se devi andare in alta temperatura c'è questo ausilio della caldaia. Ma questa cosa non la trovi di sicuro nelle pompe di calore professionali. Nessun produttore specializzato ti proporrà una pompa di calore ibrida, cioè una pompa di calore e anche una caldaia a supporto, che nella maggior parte dei casi è più potente della pompa di calore stessa. Poi chiamale professionali, chiamale pompe di calore che rendono di più, che consumano meno, chiamale come vuoi, però ci siamo ben capiti sul concetto, no? E poi sfatiamo il mito che le pompe di calore per alta temperatura vanno bene solo sui radiatori. In realtà se le metti su un impianto a pavimento esprimono il massimo di se stesse. Perché? Perché è come un atleta che si allena per la gara in salita, ogni mattina fa la corsa in salita e poi la gara in piano. Quando si troverà a correre in piano sicuramente sarà molto più forte, sarà molto più efficiente dei suoi colleghi e dei suoi compagni che si sono allenati in realtà in pianura. Ma torniamo invece adesso alla terza prova da fare. Allora, qui dietro abbiamo una caldaia di questa famiglia che vuole staccarsi completamente dal gas. Allora, prima di farlo abbiamo fatto i nostri calcoli con il simulatore, abbiamo fatto la prova del 9. Stai per acquistare una pompa di calore ibrida oppure l'hai già fatto? Aspetta! Ecco il segreto su come risparmiare riducendo al massimo il consumo di gas. Sapevi che la pompa di calore ibrida può consumare molto meno gas funzionando di più con la parte elettrica e sfruttando di più il tuo impianto fotovoltaico? È tutta una questione di controllo e taratura nei mesi dopo l'installazione.
capire quando si accende la caldaia e quando si accende la parte elettrica. Ma scommetto che nessuno verrà a casa tua per capire e vedere come sta funzionando giorno dopo giorno. Allora basta un semplice dispositivo piccolo come un libro che si installa in 5 minuti ed è compatibile con tutte le pompe di calore ibride presenti sul mercato per abbattere il consumo di gas e sfruttare al massimo la pompa di calore elettrica. Sono Samuele Trento e grazie alla mia rete di oltre 100 installatori abbiamo realizzato centinaia e centinaia di impianti in pompa di calore e assieme ai migliori esperti di questa tecnologia ho realizzato qui in Italia la prima e unica centralina per il monitoraggio delle pompe di calore di qualsiasi marca e anche ibride. Foxbox analizza i consumi e le temperature della tua centrale termica 24 ore su 24. Registra quando va in elettrico oppure quando va a gas per trovare le inefficienze e gli errori di configurazione. E puoi controllare il funzionamento del tuo impianto in tempo reale, anche dal cellulare, tramite un'app dedicata. E i dati raccolti vengono analizzati da un team di esperti che ti spiegherà come impostare i giusti parametri per consumare meno gas possibile e sfruttare al massimo la parte elettrica. Tanto valeva altrimenti tenersi la caldaia. Il risparmio in bolletta dipende dalla tua casa e dalle abitudini della tua famiglia. Quindi non perdere tempo. Se stai usando la pompa di calore ibrida senza Foxbox, stai bruciando soldi in costi ingiustificati che puoi evitare. Scopri tutto su Foxbox andando su foxbox.me. E adesso siamo venuti a fare anche la prova della termocamera. Cioè vogliamo vedere se questa caldaia che è impostata a 60 gradi, se la temperatura dell'acqua, cioè quest'acqua a 60 gradi, riesce ad arrivare fino ai radiatori. Perché? Perché potrebbe esserci qualcosa sull'impianto, magari mal bilanciato, oppure sporco, oppure dei radiatori che hanno stratificato e non si riesce a buttare fuori l'aria. Ecco, e questo impedisce che questi 60 gradi arrivino effettivamente sul radiatore e che possano dare il comfort in casa. Allora dai, prendiamo la termocamera e vediamo cosa succede. Eccoci, allora queste sono le tubazioni, questa è la caldaia, le tubazioni in rame poi portano al collettore, cioè questi due tubi grossi, da cui partono due linee, una per fare il piano terra e uno per il piano primo. E lì sopra vede gli attacchi invece dei singoli radiatori, quindi ogni radiatore è collegato al collettore. Adesso con la termocamera vediamo le tubazioni calde, perché non sono isolate in questa centrale termica, vediamo che la temperatura nel collettore è la stessa della caldaia, cioè i 60 gradi, eccoci qua. Vediamo con precisione 58-60 gradi, bene, e poi le linee che partono, che vanno verso il piano primo, sono ben calde e vedi che ha lo stesso colore, quindi la portata verso i radiatori in centrale termica è costante, ma questo qui lo davamo per scontato, quindi abbiamo i 60 gradi che partono e vanno ai radiatori. Adesso vediamo però il radiatore, i radiatori sono in tubolare in acciaio, come questo è uno dei 10 installati e questi sono perfetti per lavorare con la pompa di calore ad alta temperatura. Ecco, con la termocamera come compare il radiatore, andiamo a vedere sul radiatore quanti gradi arrivano. Arrivano quasi 64 gradi, perché nel frattempo, tempo che siamo andati nella stanza, la caldaia è andata su di 3-4 gradi rispetto ai 60. Quindi 64 nella parte alta e sotto invece siamo a 53-54 gradi. Quindi un delta T di 10 gradi tra mandata e ritorno del radiatore. Vediamo nel ritorno, proprio nell'attacco che porta indietro, ecco, siamo intorno ai 52 gradi. E quindi possiamo dire che questo radiatore, ma soprattutto l'impianto, è idoneo per lavorare con la pompa di calore. Adesso ovviamente la pompa di calore cercheremo di farla lavorare a una temperatura più bassa, intorno ai 50-55 gradi, secondo la simulazione fatta, per ottenere ovviamente il massimo risultato con il minor consumo.